Ciao! Allora, oggi vorrei parlarvi di idratazione, quindi della mia idratazione estiva per quanto riguarda il corpo, perché per il viso, diciamo, uso più o meno le stesse cose, non c'è nessun tipo di novità se non l'acqua termale appena introdotta, che d'ora in poi inizierò ad usare sempre. Allora, per quanto riguarda il corpo, dunque io in genere sono un amante delle creme, d'inverno mi piace moltissimo usare le creme, però col caldo io non ce la posso fare. Quindi vi parlo di tre prodotti in croce, proprio tre, uno, due, tre. Allora, il prodotto principe della mia idratazione da, diciamo che uso questo da un mese. Nel senso, tutti i giorni, naturalmente il lurido perché era sotto la doccia, quindi non è niente di nuovo, ed è l'olio, ed è l'olio di argan e iris del Marocco, in questo caso olio setificante per il corpo, rigenerante lenitivo, con olio di argan e olio di sesamo bio. Ma voi lo vedete? Adesso lo vedete, ed è l'olio di Bottega Verde. È un olio da 100 ml, gli oli di Bottega Verde hanno un costo spropositato. Io naturalmente questo l'ho avuto in regalo in un kit che ho preso con i punti, credo a marzo se non sbaglio, o a marzo o aprile, ora non mi ricordo. Poco prima di aprire il canale, quindi era a marzo, e quindi non l'ho comprato perché non sarei sinceramente mai andata a comprare. Credo che gli oli costino intorno ai 20 euro, non vorrei dire fesserie. Non li spenderei mai. Io di solito utilizzo l'olio di mandorle dolci, non avendolo qui in questo momento, ho iniziato a usare questo perché appunto ce l'avevo in casa. Mettimi fuoco. So che in questo momento faccio ridere delle persone, però a me viene un nervoso incredibile. Quindi ho iniziato ad utilizzare questo, infatti sono già. Si vede che un mese di utilizzo pieno, diciamo che quando l'ho iniziato a usare era qua. In un mese ho fatto questo, tutta questa quantità. Il vetro è grosso, quindi non è che ce ne sia tantissimo. Però è bello, è un bell'olio, idrata senza appesantire tantissimo, quindi io lo uso così. Chiudo l'acqua una volta che ho finito la doccia e ancora sotto la doccia. Lo metto un pochino su tutto il corpo e vedo che fa benissimo anche sui piedi, sui talloni, sotto la pianta non lo metto perché altrimenti penso che scivolerei via, mi sarei già rotta la testa sotto la doccia. Quindi è idratante, dopodiché metto l'accappatoio, mi asciugo e non ho più bisogno di altro. Quindi la mia idratazione estiva è questa. Quando mi dimentico dell'olio, perché magari, non so, capita di fare una doccia in giardino, quindi l'olio nel bagno, non c'è voglia di andarlo a prendere, insomma, quando capita, e quando magari, la batteria, pazienza, quando capita di dover fare veloce, eccetera, utilizzo questo, che fa sempre parte dello stesso kit, ed è un latte per il corpo, sempre argan e iris del Marocco, rigenerante lenitivo, olio di argan, rigenerante, lenitivo e latte di iris. Questo sono abbastanza problematica nel leggere perché sto leggendo dall'anteprima. 250 ml, e come vedete ormai è giunto al termine, infatti non premendo non esce più, quindi lo devo utilizzare il tubo per applicarlo, per farlo uscire. Allora, questo lo sto utilizzando da maggio. A maggio l'ho usato ancora alternandolo ad altra crema. Giugno è tutto giugno ho usato soltanto questo. E luglio lo stesso. Quando non uso l'olio, uso soltanto questo, quindi nessun tipo di crema chiamata crema, ma il latte per il corpo che d'inverno non potrei mai utilizzare perché assolutamente non sarebbe sufficiente. Lo trovo ottimo. Ora aspetto di trovare una cartolina vantaggiosa e di ricomprarlo. Avrei voluto provare un'altra fragranza, però argan e gelsomino l'hanno tolta.
c'è soltanto argan e non penso ci sia il latte per il corpo. Non mi ispira quello all'aloe, non voglio miele, mille fiori per carità di Dio. Non... Sono andata da Bottega Verde con l'idea di comprarlo e sono uscita perché non ero convinta della profumazione. Quindi non lo so. Vedremo, intanto c'è l'olio che basta e avanza. Infine, prima che si spenga tutto qui, un prodotto strepitoso è questa crema mani di Omia Laboratoire. Olio di mandorla con olio biologico spremuto a freddo, zero siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti sintetici. Insomma, io intanto vi faccio vedere l'inci mentre ve ne parlo. Non vedo. È una crema stupenda. Ripeto, vi ho già parlato di questa, la versione corpo. Che fai? Metti a fuoco. Allora, naturalmente, si è spenta la videocamera, quindi non lo so. Cercavo di farvi vedere l'inci di questa crema. Vediamo se, ecco, in carica funziona. Questo è l'inci della crema. C'è anche il sito omialab.it. Allora, a me questa crema piace moltissimo. Mi è piaciuta tanto la crema corpo che ho utilizzato d'inverno e che probabilmente d'estate non riuscirei mai ad utilizzare. Quando ho comprato questa, ho detto: ma magari sarà bella corposa come quella corpo, quindi sto facendo una fesseria. Però ci provo. Io la crema mani la metto solo la sera d'estate perché durante la giornata non ce la faccio proprio. Ma questa si può mettere anche di giorno, mi ha stupito molto molto piacevolmente. Allora, è una crema che pare molto molto corposa, ma è una crema che si assorbe velocissimamente. Cioè all'inizio appena la mettete avete quella sensazione di dire chissà quando mai se ne andrà. Io la metto tra l'altro anche fino ai gomiti, proprio faccio un bel massaggio la sera, mi idrato bene le braccia, talvolta me la metto, che ne so, anche sul petto, proprio senza problemi. E lei si è già assorbita, vi lascia una sensazione di estrema morbidezza. Vi deve piacere, come ho già detto più volte, la fragranza dell'olio di mandorla, perché è un odore molto persistente. Una volta che si asciuga, l'odore diventa molto più delicato, molto più dolce, più piacevole, meno pungente rispetto a quando ho iniziato a stenderla. Io che ora l'ho messa, che ne so, qui e qui no, proprio sento la differenza. Quindi è un'ottima crema. Questa crema c'è all'olio di jojoba, c'è all'aloe, c'è all'olio di argan. Io le altre non le ho ancora provate, avrei voluto provare quella all'aloe, poi ho detto so, non so perché non mi sono convinta e quindi ho preso questa che già conoscevo. Quindi è un'ottima crema. Vi ho già detto, sì, non penso abbia un inci totalmente naturale, però dice che è fatta con il 90% di ingredienti di origine naturale, quindi insomma non sarà così schifosissima, no? Sì, qualche schifezza sicuramente ci sarà. Ecco, vorrei fare un corso di inci per capire quello che mi sto mettendo addosso, perché inizio ad avere la consapevolezza che forse forse tante tante cose le sto sbagliando, comunque va bene. Per quanto riguarda la mia idratazione, that's all, questo è tutto, io non faccio assolutamente altro. Poi ripeto, per il viso non ho nessun tipo di, non ho novità particolari, quindi non vale la pena anche io ve ne parli. Sto guardando su per vedere se c'è qualcos'altro di cui vi dovrei parlare, ma non c'entra assolutamente niente con questo video. E quindi niente, io vi saluto, ciao!